Salve amici, siamo i giocatori per caso. Oggi ho deciso di fare una follia. Voglio vedere che succede se mi porto un animale dentro un rift per vedere se riesco a lanciarlo per aria e se poi si schianta per terra. Io no, posso aprire paracadute, ma l'animale può farlo? La prima cosa che ci serve è un rift, guarda un po'. Allora, ci sono i 7 avamposti dei 7, 7x7 è 49, quindi ci sono 49 rift. No, sono solo 7 gli avamposti dei 7, ogni avamposto ha 3 rift, quindi 21 rift. Tutto questo casino non so perché. Comunque dobbiamo andare qua. La prima cosa da fare adesso è trovare un animale e sono molto motivato a farlo. Vado un po' in giro con i guanti di Spider-Man perché sennò non ce la faccio più. E guardate qua cosa c'è: un bel cinghialotto. Il problema potrebbe essere portare il cinghiale fino al rift. No, non mi convince. Proviamo a cercare qualcos'altro. Sarebbe bello qualcosa che posso tenere in braccio. Così me lo prendo a spalla e lo porto fino là. Magari ad esempio un pollo. Vediamo se riesco a trovare qualcosa qui in giro. Dopo 4 giorni di ricerche c'è un bel pollo. Adesso vado lì e vediamo se riesco a prenderlo, se scappa come un pazzo. Vieni qua, ma dai! Oh, l'ho preso finalmente. Adesso però devo portarlo fino al rift. Adesso abbiamo trovato il pollo e siamo in questa posizione qua, più o meno. Il primo e il più veloce rift che mi ricordo è in questa posizione qua. Quindi la strada più ovvia da fare è questa qui, ma partiamo subito. Super velocità 800%. Siamo più veloci di un Lamborghini, guardate qua che roba. Il pollo sembra scioccato, non si muove neanche. Adesso stiamo per arrivare. Siamo arrivati, adesso provo a entrare per vedere di sotto, ma non c'è niente di interessante. Andiamo al rift. Siete pronti? Il nostro scopo è vedere cosa succede al pollo. Entriamo. Dov'è? C'è il pollo! C'è il pollo! Guarda il pollo funziona! Abbiamo preso il rift con il pollo, incredibile, sta volando! Ma adesso si spiaccica, cosa succede? Pollo, cosa fai? No, sembra, è atterrato, è vivo il pollo! Bellissimo! Guarda, come se niente fosse! Adesso l'ho ripreso il volo e riproviamo con un secondo rift. Lì, qui c'è il secondo e riprendiamolo! Ancora! Incredibile! Il pollo può prendere il rift! Non lo pensavo onestamente, pensavo fossero che spariva, che non lo so, qualcosa di strano. Devo provare con un cinghiale la prossima volta. Vediamo se riesco a fargli prendere anche il terzo rift di seguito. Non ha effetti collaterali, che ne so, come Star Trek, che si dematerializza, che sparisce da qualche parte. Ok, proviamo ad andare su, vediamo se riesco in qualche modo. Ah, già che col pollo salto molto più in alto. Bellissimo, guardatelo qua il nostro amico pollo. Ciao pollo, adesso però ti lascio stare perché abbiamo finito i rift. E voilà, la nostra avventura ha avuto successo. Abbiamo visto che possiamo portare il pollo nel rift. E noi nei prossimi giorni ci proviamo con altri animali. Ma iscrivetevi al nostro canale che stiamo mettendo una follia dietro l'altra. Tutti i giorni metteremo un video. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche.